Oggi è il giorno di Pablito a Bucine, l'abbraccio di tutto il paese è davvero grande per questa cerimonia di intitolazione dello stadio appunto a Paolo Rossi. Sì, è davvero un'emozione essere oggi qui perché toccare con mano tutto l'affetto, il grande amore che la città di Bucine e bucinesi hanno sempre avuto per Paolo fa veramente bene al cuore. Quindi è un sogno che si realizza per loro, per noi, per tutti, è la conferma di quello che Paolo ha sempre pensato e noi continuiamo a pensare come famiglia. Bucine è il paese dove Pablito aveva deciso di vivere con la moglie Federica e dove quest'ultima, dopo la scomparsa del grande campione, ha deciso di rimanere a vivere con le due figlie. Nel paese bandiere azzurre, il tricolore, una foto di Paolo Rossi ad ogni angolo. Paolo, uno di noi, recita uno striscione e poi un murales ai piedi di una scalinata che porta ad una scuola. È la partenza della scala dei bambini che vanno alle scuole elementari e medie, quindi tutti i bambini verranno quel murales e sarà occasione anche per loro di conoscere la storia e l'importanza di questo personaggio. Alla cerimonia anche il figlio Alessandro, avuto dalla prima moglie Simonetta Rizzato e Ciccio Graziani. Per me più che un'amica era un fratello, è stato un compagno di viaggio meraviglioso e Paolo vive per sempre nei nostri cuori come ci vive Gaetano Scirea, come ci vive Enzo Bearzot. Certo che la prematura scomparsa di questi ultimi personaggi ha creato un vuoto dentro di noi. Tu pensi che ieri, mi sembra, se ricordo male, era il 32esimo anno della morte di Gaetano Scirea, un altro compagno meraviglioso. E sono contento che, visto che Paolo abitava qui, era il minimo che potessero fare l'amministrazione per intitolargli questo centro sportivo. Così sarà ricordato nei secoli.